Ok, guys, it's pretty evident it's my first attempt, ok? I never done that, so it's the first time, look at me, ok? One, two, three, goodbye. Decima puntata del Cammino di Santiago. Ormai sono quasi arrivato alla fine di questo magnifico viaggio che mi ha permesso di capire meglio chi sono e cosa voglio dalla vita, ma continuo ugualmente ad imbattermi in delle situazioni curiose e a conoscere delle persone stupende, persone in grado di regalarti un sorriso anche in una giornata di pioggia e di trasmetterti una positività contagiosa. Buongiorno ragazzi, si riparte, nottata in tenda, stupendo, ha piovuto però ha retto, tenda da 30 euro a Decathlon ma ha combattuto come una leonessa perché non mi sono bagnato e adesso si riparte, 28 km oggi o forse meno, non lo so, so solo che manca sempre meno per arrivare a Santiago de Compostela, sono triste ma al contempo sono felice perché sto realizzando quello che sto vivendo, l'esperienza che ho vissuto ed è incredibile, quindi non posso che esserne contento, ma non è la fine, godiamoci anche quest'ultimo tratto del cammino. Manca sempre meno per arrivare a Santiago de Compostela e tra poco entrerò in Galizia, l'ultima regione spagnola che incontrerò lungo il Cammino di Santiago. In questo tratto ricominciano i boschi e si torna a salire in montagna e questo comporta la possibilità di camminare in mezzo alla natura e di imbattersi in tantissimi animali, più o meno liberi. Ricomincia la salita, questo tratto è faticosissimo perché per entrare in Galizia bisogna scavallare una montagna. La prossima cittadina è a circa 5 km, però è stupendo, guardate che natura. Certo, se non fossi carico come un mulo con questa tenda sarebbe decisamente meglio, però giornata incredibile, pioviccica, non fa caldo, si sta bene. È come vivere un sogno. Finalmente sono arrivato nel paesino, sono distrutto ma guardate che bello, paesino medievale, il Cammino di Santiago regala emozioni e regala dei posti incredibili. Fate il cammino, facciamolo tutti. Buongiorno, si riparte. Dopo la nottata passata, in tenda, sotto il diluvio, oggi altro tratto magnifico, dentro la foresta, avvolto nella nebbia. Fortunatamente ho la giacca, sono preparato e sono pronto a camminare. Anzi, vorrei che non finisse mai questo cammino. Adesso ci ho preso gusto a dormire in tenda e lo preferisco di gran lunga agli ostelli. Il tempo in Galizia cambia rapidamente e mi trovo a camminare avvolto nella nebbia, ma ormai inizio ad apprezzare ogni tipo di situazione. L'importante è stare in mezzo alla natura. Sono quasi arrivato a Triacastela, la città dove mi fermerò questa sera. Devo stare super attento perché questo tratto è in discesa. Ho superato l'ultima montagna, mancano 150 km e da domani sarà tutto dritto, o meglio, da domani sarà tutto un rettilineo fino a Santiago. Buongiorno, sono appena ripartito da Triacastela. Sono sempre più stanco, guardate, i capelli assumono sempre più una forma indefinita come quando ero in Cina. Prossima meta non la so, ma mancano meno di 140 km per arrivare a Santiago de Compostela. E così siamo arrivati alla penultima puntata del Cammino di Santiago. Chi l'avrebbe detto che sarei arrivato fino a questo punto, visto il mio abbigliamento e il peso esagerato che ho portato con me? E invece continuo a camminare senza sosta e finalmente sono arrivato in Galizia, l'ultima regione spagnola, quella in cui si trova appunto Santiago de Compostela. Mancano 100 km alla mia destinazione e anche in questi giorni è capitato qualcosa di speciale. Ho conosciuto Lia, una ragazza straordinaria, sempre solare e sorridente, che mi ha insegnato che si può ballare anche senza musica e senza un motivo apparente. Che la vita è bella nelle sue imperfezioni e soprattutto che bisogna sempre andare in giro con dei croccantini per poter aiutare dei gattini in difficoltà. Un'altra cosa che mi è capitata in questi ultimi giorni del cammino è stata imbattermi in una struttura donativa davvero magnifica, uno dei posti più belli che ho incontrato lungo il cammino, dove è possibile fare yoga, cantare e ballare insieme ad altre persone. Sì.
Parlare con queste persone e vedere la serenità che emana questo posto mi ha confermato ulteriormente quanto basta poco nella vita per essere felici, che spesso siamo offuscati da bisogni materiali che sono solo dei capricci, per cercare di trovare fuori quello che in realtà abbiamo dentro. E allora è arrivato il momento di agire, è arrivato il momento di concludere questa magnifica avventura e di continuare a sognarne la vita di tutti i giorni. È arrivato il momento di uscire dagli schemi e provare a cambiare la mia vita. Perché in fondo, se lo schema che stiamo seguendo non ci fa brillare gli occhi di un entusiasmo incontrollabile, allora è lo schema sbagliato. Nice to meet you. Can you please introduce briefly yourself? Sure. My name is Leah. I am 23 years old and I'm from Germany. I have a question for you. Why did you start this journey? I had a few different reasons to start the journey. One of those reasons were the mental challenge, the physical challenge. I wanted to get out of my hometown and I had some personal stuff I wanted to figure out here as well. What is a dream for you, Leah? A dream for me would be to it sounds a bit corny, but to move people and to spread love and kindness and yeah, help people maybe figuring their stuff out. Which was a dream when you were younger? I wanted to be a vet, so I always wanted to help someone or something. I still love animals a lot. I still feel very connected to animals, so. Which is your dream now? My dream now? I guess my dream now would be to be happy and make other people happy as well. It's a really corny thing to say, but. Last question. Yeah. Did you change thanks to Camino? Not change, but I think I just got more sure about who I am. Okay, so. Thank you, Leah. It's been a pleasure met this girl because she's always polite and she faced life how we should do, always with positive, always smiling and always sharing happiness, because happiness is true only when it's shared. Okay, see you in the next episode, guys. Bye.